c'era anche il rischio di perdere l'intera covata. Il nido delle uova deposte dalla tartaruga marina Caretta Caretta il 21 luglio nella spiaggetta di Ognina è stato violato da elementi esterni. Ricordiamo l'intervento, a seguito della segnalazione al WWF da parte di Giorgio Nanila Terra e Maria Greco, dove intervenne anche la biologa Oleana Prato in qualità di operatore del progetto Tartarughe del WWF Italia e Life Euro Turtles, della recinzione del nido. Con cura gli operatori hanno messo in sicurezza lo spazio, ma la recinzione, cartelli e avvisi di protezione non sono bastati a proteggere il nido, che è stato trovato scavato e con un uovo danneggiato, ma gli altri per fortuna integri. Sul posto ieri Giorgio Nanila Terra, che nei giorni scorsi ha filmato e segnalato l'evento, il quale questa volta ha chiesto nuovamente l'intervento della biologa per valutare lo stato di salute delle uova. Purtroppo è stato probabilmente una bravata dei curiosi, hanno iniziato a scavare, effettivamente mancavano i segnali che abbiamo lasciato e ho voluto controllare qualora ci fosse la mancanza di uova, se le avessero completamente depredato. In realtà è stata sicuramente una bravata che è costata comunque la rottura di quest'uovo che era già in via di sviluppo. Il nido non è stato ulteriormente toccato, quindi è stato ricoperto, è stato solo allontanato questo ormerotto che avrebbe fatto marcire anche tutto il nido, c'era anche il rischio di perdere l'intera covata. È un gesto veramente stupido, posso capire la curiosità, però ci sono altri modi per essere informati sull'evento, quindi basta contattare solo le associazioni per essere coinvolti. Non c'è bisogno di prendere iniziative, non prendere iniziative soprattutto con gli animali selvatici, rivolgersi sempre alle associazioni competenti, autorizzate e alle autorità competenti, mi raccomando. Sono specie CITES, quindi sono specie protette, possono esserci veramente delle, oltre che delle sanzioni, potrebbero esserci delle ritorsioni non solo nel civile ma anche nel penale.